Su questo palco li accogliamo con un grande applauso Veronica Pisano accompagnata dal chitarrista Maurizio Gastaldi. Eccoci. Allora Veronica, vieni qua. Racconta come è passato questa. Buonasera a tutti. Oh, ciao, tanti auguri. Auguri. Allora, come avete passato questa tu sei in splendida forma? Assieme a, alla mia famiglia, ai miei animali, ho una gallina, due cani, un gatto e basta. Colpo di scena! Facciamo un applauso, la gallina dov'è? Dov'è portata? Dov'è la gallina? La gallina c'è, come la tiene? Però come, come se fosse un gatto, un cane, no, non è da mangiare. Non è... Ah, ti segue, dove cammini tu cammina lei. E poi cosa hai? Due cani? Sì. E poi? Un gatto? Sì. E sette pesci rossi. E sette pesci rossi. Facciamo un applauso a Veronica, si vede che ama gli animali. Ed è giusto questo, perché gli animali vanno amati e non abbandonati o trattati male. Maurizio, invece, come è passato tu le feste? Allora, niente, io soprattutto il 22 sono lasciato, è partito. Sono rientrato ieri, ero a Rimini. A Rimini, Roma, Rimini, Bologna. Benissimo. Fortezza di San Leo e tanti castelli. Hai parlato di storia a Bologna. Hai portato la Sardegna, sì, appunto, sì, certo, in tutto il resto dell'Italia. Però vi devo fare una domanda a tutti e due. Cosa avete mangiato per le feste natalizie? Voglio saperlo. Allora, io ho mangiato due torte intere, non si dice il nome del negozio, no, ma certo, buonissime. Non poi bianchini, può. Moltissimi. Sì. E basta. E voi? Panettone, Pandoro non mi piacciono. No, ma dico il 24, il 25 di dicembre, cosa hai mangiato? Agnello, porchetto, di tutto, no? Maialino, sì. Il maialino, ecco il mio fratellino, e tu cosa? Io due piadini al giorno, infatti sono dimagrito, ho recuperato ieri. Sì, infatti ti vedo un fuscello, ti vedo, sì sì, bene. Allora, cosa ci fate sentire adesso? La guerra di Piero, di Fabrizio De André. E il secondo pezzo? Il secondo... Come volete, noi sardo, un pezzo in sardo va fatto. Certo. A mamma qua. Vabbè, benissimo. Veronica Pisano, Maurizio Gastaldi. E mentre marciavi con l'ali in spalle, vedesti un